Guarda, con questi artisti ho fatto molto presto. Abbiamo impiegato più o meno una settimana a montare, perché sono gente che ha già fatto La Vedova Allegra, sono gente professionista, sono, insomma, la sa, diciamo che è una nuova regia, questo, però diciamo che il copione lo sapevano, e le canzoni le sapevano, i testi li sapevano, e quindi abbiamo fatto abbastanza presto. Sono diversi, gli artisti sono, i cantanti sono diversi, però diciamo che si sono amalgamati abbastanza bene. Abbiamo la fortuna di avere il maestro Pulin, che è un dei pochi specialisti di questo genere musicale, che è uno dei più difficili, perché la lirica è difficile, ma l'operetta è un dei generi molto, molto difficile da fare, perché devi saper cantare, recitare e danzare. Un po' sarà una decina d'anni ormai che faccio questo, diciamo che faccio anche, curo anche le regie, ecco. Io sono contentissimo che i giovani vengano a vedere l'operetta, perché l'operetta è un genere che non conoscono purtroppo, ma quando si appassionano vengono molto volentieri e si divertono. E vorrei che la conoscessero di più, infatti noi stiamo facendo di tutto di più per far sì che il pubblico giovane venga a vedere l'operetta. Beh, è sempre stato molto caloroso, almeno con noi, non so con gli altri spettacoli. Evidentemente è un genere che qui piace molto. Abbiamo ogni anno un mese di prove, però abbiamo operette già fatte, quindi si provano meno, e poi ce n'è sempre uno o due inedite. E a volte si fanno delle innovazioni, perché si va incontro alla modernità, magari certe battute che facevano ridere una volta non fanno più ridere adesso, allora si immettono delle cosette nuove, eccetera. Poi se viene qualche idea magari di coreografie, di cose, eccetera, si cambia anche per essere diversi. Bello e, diciamo, spettacolare. Originale, non l'avevo mai visto con un'orchestra dal vero, per cui direi che è stato molto, molto bello. Ma devo dire, non molta differenza, cioè nel senso che è sempre molto caloroso questo pubblico, e infatti noi veniamo qui con piacere. E forse questa volta c'erano anche persone che erano state qui l'altra, quando abbiamo fatto La Danza delle Libellule, e erano già, diciamo, contente dell'altro spettacolo, e quindi di conseguenza hanno partecipato ancora con più calore questa volta. Ma diciamo che sono la Danza delle Libellule è un'operetta molto bella, ed è un piacere fare qualcosa di nuovo. La Vedova Allegra la facciamo da più tempo, però Vedova è la regina delle operette, non si può non apprezzarla, e quindi è sempre un piacere farla. Bello, bello, buono. Costumi molto belli, anche le musiche, molto costumi, a me sono piaciuti molto. Pubblico calorosissimo che ha apprezzato Danza delle Libellule, che è un'operetta più difficile perché è meno conosciuta, e quindi ha apprezzato molto molto La Vedova Allegra, perché anche le operette classiche sono stupende e si va un po' a colpo sicuro, per cui si è sicuramente più rilassati. Però per noi artisti provarsi anche in altri ruoli e in altre cose meno note, quindi che canti meno, che fai meno, per noi è un diversivo e anche una soddisfazione, insomma, quindi sicuramente ci piacerebbe proporre, ci piacerebbe che il pubblico accettasse come La Vedova anche le altre proposte. Secondo me sì, i giovani, il problema dei giovani è che non conoscono l'operetta. Se ci arrivano così per caso, perché accompagnano qualcuno, perché ne sentono parlare, poi sono contentissimi. Per cui secondo me manca l'informazione ai giovani, e non è assolutamente non è un problema dello spettacolo, perché lo spettacolo è rivolto a tutti. E chi viene a vedere l'operetta rimane contento, e nessuno mai, né i bambini, né gli anziani, né i giovani, si è mai lamentato dello spettacolo, per cui penso che sia rivolto proprio a tutti, e spero che i giovani pian pianino capiscano che le cose belle ci sono anche in Italia e non sono solo quelle che arrivano dall'estero, perché sono la novità, ma l'Italia ha una grande cultura, e spero che i giovani la riscoprano e la valorizzino, come è giusto che sia. Bello, è stato molto divertente, la compagnia è brava e brillante, per cui è stata una bella serata. È molto interessante, era la prima volta che vedevo un'operetta e mi è piaciuta. Divertente, come al solito, molto bello, belle le musiche, i costumi, è tutto piacevole. Beh, direi che questa sera abbiamo fatto
uno spettacolo, diciamo, che è stato graditissimo. Il pubblico è stato molto contento e diciamo che la Vedova Allegra tra le operette è la regina, per cui eravamo quasi sicuri, insomma, di questo successo. La compagnia naturalmente è una compagnia di bravi professionisti e quindi diciamo che abbiamo fatto la scelta giusta, ecco. Beh, c'è da dire che l'operetta come genere non è un genere adatto a un pubblico giovane, anche perché il pubblico giovane adesso è abituato ad altri spettacoli, ad altri tipi e gusti musicali. Il fatto che ci siano dei giovani ad Argenta che vengano a vedere l'operetta, questo, voglio dire, ci incoraggia e ci fa anche molto piacere, perché comunque ricordiamo che l'operetta è un genere di musica che deriva dall'opera e quindi comunque musica colta, musica strutturata, insomma, per cui l'idea che i giovani si avvicinino anche a questo tipo di musica per noi è una grossa gioia, insomma.